Vogliamo aprire la parola del Signore nel libro della Genesi, capitolo 45, leggeremo 5 versi. Genesi 45, dal verso 1 al verso 5. Allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece conoscere ai suoi fratelli. E pianse così forte che gli egiziani stessi lo udirono e lo venne a sapere anche la casa del faraone. Quindi Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, è mio padre ancora in vita? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza. Un'altra versione dice erano terrorizzati alla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: «Deh, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate e non vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita». Alleluia. Grazie Dio per la sua parola, il Signore benedica, potete accomodarvi. Con l'aiuto di Dio stasera desidero prendere un po' di tempo per condividere con voi un sermone dal titolo «La forza del perdono». La forza del perdono. È più che probabile che tutti quanti noi, almeno una volta, abbiamo sentito la storia di Giuseppe, Giuseppe venduto dai fratelli. È un po' questa la storia che di solito è molto nota intorno alla vita di Giuseppe, che era uno dei figli di Giacobbe. Ma giusto per aiutarci a entrare nel contesto del brano che abbiamo letto, rivediamo velocemente un po' la storia. Giuseppe era il figlio preferito di Giacobbe. E a causa di questo i suoi fratelli erano invidiosi di lui. Giacobbe gli aveva fatto una tunica particolare, una tunica di molti colori. Per quei giorni era un po' come dire che lo vestiva con vestiti firmati da grandi stilisti. E questo ovviamente aggiungeva al fatto che era già il figlio preferito, i fratelli, il resto dei fratelli lo guardavano già con gli occhi storti e Giuseppe si ritrovava un po' ad essere così emarginato dal resto dei suoi fratelli. Come se ciò non bastasse, Giuseppe ebbe dei sogni e nei sogni era ovvio ed era esplicito che un giorno i fratelli di Giuseppe si sarebbero inchinati davanti a lui, perfino i genitori si sarebbero inchinati davanti a lui, e questo ovviamente irritava i suoi fratelli ancora di più. E un giorno papà Giacobbe disse a Giuseppe di andare a trovare i suoi fratelli che erano lontani a pascolare il gregge. Ha detto a Giuseppe di portare loro delle vittuaglie, del cibo e di informarsi intorno al loro benestare, e Giuseppe naturalmente andò, e quando
finalmente li trovò, perché non fu facile trovarli, non erano là dove papà Giacobbe sapeva che loro erano, ma in un modo o nell'altro riuscì a trovare i suoi fratelli. E quando i suoi fratelli lo videro avvicinarsi, cominciarono a dire tra di loro: ecco il sognatore. Cominciarono a deriderlo, cominciarono a prenderlo in giro, e poi cominciarono a complottare insieme del come liberarsi di lui. Avevano deciso di metterlo in una fossa profonda, da dove non sarebbe più stato in grado di uscire, sarebbe morto là. E poi avrebbero inventato una storia da raccontare a papà Giacobbe, che era stato magari dilaniato da una bestia feroce. Ma poi passarono di là un gruppo di ismaeliti e hanno deciso di venderlo come schiavo. Lo hanno venduto come schiavo e lo portarono in Egitto, dove a sua volta fu venduto ancora una volta e divenne il servo di Potifarre, che era un ufficiale del faraone di Egitto. E fece un così splendido lavoro nel servire nella casa di Potifarre, che a un certo punto Potifarre cominciò ad osservarlo e vide che tutto ciò che lui faceva, oltre che a farlo con diligenza, era qualcosa che prosperava. Si rese conto che c'era qualcosa di speciale intorno a quel giovane, si rese conto che la benedizione di Dio era sulla sua vita. Oh Chiesa, è assolutamente importante che noi, per dimostrare quello che siamo, per essere la luce del mondo, dobbiamo essere delle persone integre, dobbiamo fare bene il nostro lavoro, dobbiamo essere onesti nel nostro operare. Essere cristiani non vuol dire soltanto venire in chiesa due o tre volte la settimana, vuol dire essere cristiani anche al lavoro. Non ci appropriamo di ciò che non è nostro, non smettiamo di lavorare quando il capo squadra o il datore di lavoro si allontana per un po', ma siamo onesti, siamo integri, facciamo del nostro meglio per fare il meglio che siamo in grado di fare, per essere di utilità alla persona che ci ha ingaggiati, che ci ha dato un lavoro. Alleluia. Ricordo anni fa c'era uno dei nostri paesi, un paese in Sicilia, dove mi trovavo ad andare piuttosto spesso per motivi di chiesa, per motivi ecclesiali, dove per un periodo di tempo c'erano soltanto due alberghi. Uno era, per così dire, era migliore dell'altro, ma era solo un modo carino per evidenziare delle differenze insignificanti. Tutte e due valevano, l'uno valeva l'altro, non erano granché. Poi qualcuno ebbe la brillante idea di costruire un nuovo albergo. Quell'albergo ci vollero non so quanti anni per costruirlo. Qualcuno mi disse cos'è che succedeva. Mentre quell'albergo era in costruzione, c'erano tutti gli operai ovviamente che lavoravano. Quando il capo squadra o colui che doveva controllare i lavori si allontanava, uno di loro si metteva in una posizione di guardia, gli altri facevano i loro comodi. Quando ritornava il capo squadra, dava il segnale, tutti erano là ad operare, a lavorare, ma quei lavori sono durati un'eternità. Finalmente lo hanno finito ed era un bel albergo. Ci siamo stati due o tre volte, ma pare che certe cose siano segnate da un segno particolare. È stato costruito da fannulloni e poi cominciò ad essere gestito da fannulloni. Sembrava che tutto quello in cui erano interessati era quello che riuscivano ad arraffare. E dopo due o tre volte che eravamo stati là in occasione della nostra visita in quel paese, cercai di fare una prenotazione con quell'albergo. Il sito era ancora attivo, ho mandato la mia prenotazione,
in automatico mi arrivò il messaggio, la risposta, dicendomi che presto avrei ricevuto conferma della prenotazione. Passavano i giorni e non succedeva nulla. Sono rientrato nel sito, risultava ancora attivo, provai a chiamare, non rispondeva nessuno. Alla fine ho chiamato una delle persone del luogo, mi hanno detto no, quell'albergo è stato chiuso perché i gestori hanno raschiato il fondo del barile, sono spariti con tutti i soldi degli incassi dell'ultimo anno e mezzo. Questo è il mondo in cui noi viviamo. E Giuseppe, che aveva le mani in pasta, a un certo punto Potifarre, dice la Bibbia, che gli affidò la gestione di tutta quanta la sua casa. Gli proibì solo una cosa, sua moglie. Giusto, lecito. Ma quello non era neanche un problema, perché Giuseppe era timorato da Dio. Il timore del Signore è quello che rende un individuo migliore. Ora, non voglio assolutamente dare l'impressione che si pensi, che noi pensiamo che se non si viene in questa chiesa non si può essere una brava persona. Conosco moltissime brave persone, conosco degli eccellenti padri di famiglia, conosco degli ottimi mariti, conosco delle ottime mogli, conosco delle eccellenti persone in ogni direzione, in ogni campo della vita, del mondo in cui noi viviamo. Ma se c'è qualcosa che veramente fa la differenza nella vita di ogni individuo, a prescindere dell'età, a prescindere dell'occupazione, a prescindere delle responsabilità, quello è il timore del Signore. Alleluia! A un certo punto la moglie di Potifarre cominciò a mettergli gli occhi addosso. Giuseppe era un bel ragazzo. E la moglie di Potifarre cominciò a fargli la corte, e lui era là a respingere, e un giorno lo mette con le spalle al muro e non c'è nessun altro in casa, e lei diventa molto esplicita, e Giuseppe ha detto: non potrei mai fare una cosa del genere contro il mio Dio. Perché ogni forma di peccato, prima ancora di essere contro qualcun altro, è contro Dio. E Giuseppe ha detto: io non posso peccare contro Dio. Questo era il tipo di uomo che era Giuseppe. Un uomo integro, fedele, e che faceva del suo meglio per onorare la persona che gli aveva dato fiducia. E lei cominciò, ha messo su una scenata per accusare Giuseppe. Cominciò a gridare quando lui cercò di svincolarsi da lei. Lei afferrò il suo mantello per trattenerlo, lui andò via, le rimase il mantello nelle mani della moglie di Potifarre, e quando lui andò via, lei arrabbiata cominciò a gridare, fece venire tutti i servi della casa per dirgli: guardate quel servo, quel giovane che mio marito ci ha portato in casa, ha cercato di abusare di me. Si è inventato una storia. Non l'avevo mai sentito prima, ma ho sentito qualcuno dire: in effetti Potifarre non credette in sua moglie. Perché ha detto: se avesse creduto in sua moglie, in quello che sua moglie aveva detto di Giuseppe, avrebbe fatto uccidere Giuseppe seduta stante. E poteva farlo. Avevo l'autorità per farlo. In quei giorni, più che nei nostri giorni, per mettere in cattiva o per far perdere la vita a un qualsiasi schiavo, non ci voleva nulla, ci voleva una semplice accusa. E un servo che magari si ritrovava all'apice del potere
Se veniva accusato da qualcuno, si ritrovava nella migliore delle ipotesi all'angolo della strada a dover chiedere l'elemosina. Però non ci voleva nulla. E Potifarre, se avesse creduto in sua moglie, avrebbe fatto uccidere Giuseppe seduta stante, senza bisogno di portarlo davanti a un tribunale. Era uno schiavo. Lo fece mettere in carcere, con la pena al cuore probabilmente, perché era improbabile ed impensabile che Giuseppe, il giovane che aveva sempre fatto così bene, il giovane che faceva tutto alla perfezione, il giovane che prosperava in tutte le cose che lui faceva, avrebbe osato fare una cosa del genere contro Potifarre, ma lo fece mettere in carcere. E in carcere cosa succede? In carcere era un carcerato così esemplare. Per essere un cristiano non devi avere l'aureola e non devi camminare su petali di rose. Se sei un cristiano, anche quando sei in carcere dove sei stato scaraventato ingiustamente. Divenne un carcerato esemplare, al punto che il carceriere disse: ehi, di questo giovane mi posso fidare. E gli diede le chiavi di tutte le celle, di tutti gli altri carcerati. Era lui adesso che cominciava a gestire il carcere. E non solo lo gestiva per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, quotidiano. Se c'era qualcuno che sembrava un po' giù, diceva: che c'è Salvuccio oggi? Come mai? Era interessato a quello che era il benessere degli altri carcerati. E un giorno arrivarono due carcerati diversi dagli altri. Era ovvio che la loro provenienza non era dalla strada e neanche dai campi di grano turco, perché erano ben vestiti, erano persone che erano abituati a stare ogni giorno alla presenza del faraone. Uno era il coppiere, l'altro era il panettiere. Ma non il panettiere non quello che impastava il pane, quello che porgeva il pane al re quando lui era a tavola. E il coppiere, quello che porgeva la coppa al faraone quando era a tavola. Infatti, prima ancora di porgergli la coppa, lui doveva bere per rassicurare il faraone del fatto che non c'era pericolo di vita in quello che stava bevendo. Furono buttati in carcere, Giuseppe li notò, cercò di prestare un po' di interesse a quello che era la loro sventura. Sicuramente si informò del perché, del come e del quando, se non che una mattina tutti e due erano disturbati e Giuseppe, che notò che sia il coppiere che il panettiere erano disturbati, disse: ehi, mister coppiere, ehi, mister panettiere, cosa c'è che non va? Posso fare qualcosa per aiutarvi? Un carcerato che sarebbe dovuto essere là a cercare di leccarsi le ferite: povero me, sono qua ingiustamente, non ho mai fatto nulla. Un carcerato che avrebbe potuto piangere le sue lamentele dalla mattina alla sera, cominciando dalla lunga storia che ebbe inizio a casa di suo padre, dove i suoi fratelli lo detestavano. I suoi fratelli lo spogliarono e lo vendettero come schiavo. E poi andarono da Giacobbe e mentirono dicendo: tuo figlio è stato dilaniato da una belva. Ecco qua la sua tunica macchiata di sangue. L'avevano macchiata con il sangue di una pecora. Il Giuseppe che fu portato come uno schiavo in Egitto e poi venduto a un ufficiale del faraone, accusato falsamente, scaraventato in carcere, aveva di che lamentarsi, eppure là a cercare di essere qualcuno che può aiutare qualcun altro. Oh, la buona attitudine del cuore, la giusta attitudine del cuore.
Se ci fosse un minimo di questa attitudine nei cuori dell'umanità, noi non vivremmo nel mondo in cui noi viviamo, vivremmo in un mondo in cui la vita sarebbe un po' più semplice, in cui la vita sarebbe un po' più confortante. Non dovremmo guardare nessuno in cagnesco per paura che chissà che cosa ci farà, ma avremmo maggior fiducia del nostro prossimo, avremmo più fiducia di quello che gli altri stanno facendo. Ma purtroppo non è così, perché tutti vanno alla ricerca di quello che loro possono ottenere, a dispetto del fatto che per ottenere quello che vogliono ottenere devono calpestare gli altri, devono mettere il piede sul collo degli altri. Ma non era così per Giuseppe. E il copiere e il panettiere raccontarono i loro sogni, e Giuseppe diede l'interpretazione dei sogni. E poi ha detto: quando uscirete di qua, ricordatevi di me. Detto fatto, uscirono, dimenticarono Giuseppe. È facile ricordarsi se 10 anni fa, in modo del tutto casuale, una persona importante ci ha stretto la mano. Ma è l'ultima cosa al mondo che faremo, ricordarci di un carcerato. Tanto il carcerato cosa può fare per me? Ma quella persona importante che casualmente ci ha stretto la mano è rimasto impresso nella nostra mente al punto che se l'abbiamo incontrato 10 anni, è da 10 anni che non ci laviamo quella mano. Perché ce l'ha stretta mister, chiamalo come vuoi. Ma un giorno il faraone fece un sogno. E convocò tutti i sapienti del suo regno per sapere cosa significava quel sogno. E nessuno sapeva dire 2 parole di seguito. E poi il coppiere, il panettiere era già stato ucciso, così come aveva predetto Giuseppe nell'interpretare il suo sogno. Il copiere invece era stato reintegrato alla sua posizione di prestigio, era a diretto contatto con il faraone. Più che un primo ministro, il copiere poteva parlare con il faraone ogni volta che lui si sedeva a tavola. E ha detto: Sua Maestà, mi viene ora alla mente il fatto che quando tu mi hai fatto mettere in carcere, c'era in carcere un giovane che ha interpretato il mio sogno ed è avvenuto esattamente così come lui mi ha detto. Il faraone ha detto: mandatelo a chiamare. Giuseppe fu portato davanti al faraone. Il faraone esternò i suoi sogni, Giuseppe diede l'interpretazione e il faraone ha detto: chi meglio di te potrebbe fare il lavoro in relazione a ciò che si prospetta nella nostra nazione? Ci sarebbero stati 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. E in quei 7 anni di abbondanza, ha detto Giuseppe, devi avere degli uomini sapienti che accumuleranno grandi quantità di grano, di raccolto, così poi potranno dar da mangiare nei 7 anni di carestia che seguiranno. E il faraone ha detto: ok, sei tu. Lo ha nominato la seconda persona in tutto quanto l'Egitto. Era l'unica persona più importante di lui, era il faraone stesso. Tutti quanti gli altri dovevano fare quello che Giuseppe diceva. E fu a causa della carestia, che si allargò oltre i confini dell'Egitto, che i fratelli di Giuseppe dovettero andare in Egitto a comprare del cibo. E quando Giuseppe li vide, per la prima volta, dice la Bibbia, che si ricordò dei sogni che il Signore gli aveva dato. Quando vide i suoi fratelli che erano chinati davanti a lui,
che chiedevano clemenza, che chiedevano di poter comprare del grano da lui perché le loro famiglie stavano cominciando a rischiare di morire di fame. Lui si ricordò di quei sogni, ma fece finta di niente. Diede il grano, chiese delle domande, poi disse: la prossima volta che tornate dovete portarmi il fratello più piccolo che non è con voi qua. Da questo io saprò che voi non siete spie. Quando fu tempo di tornare e i fratelli di Giuseppe ritornarono per comprare del cibo, a un certo punto Giuseppe, così come abbiamo letto, non fu più in grado di contenersi. Ora, aveva Giuseppe ragioni per ripagare quello che i loro fratelli avevano fatto? Sì. Aveva tutto il diritto di questo mondo di dire: come minimo vi devo far lacerare la schiena. Aveva Giuseppe alcuna ragione per vendicarsi delle ingiustizie ricevute? Sì, dal punto di vista umano, mille volte sì, ma non solo dei suoi fratelli, anche della moglie di Potifarre, che l'aveva accusato ingiustamente. Ma vedete, Giuseppe non è mai vissuto andando a letto ogni sera dicendo: ma allora quei sogni che mi hai dato perché non si avverano? No! Quello non era lo stile di vita di Giuseppe. Giuseppe ogni giorno viveva con il timore di Dio nella sua mente, nel suo cuore. Per lui non era importante ciò che sarebbe stato domani, per lui era importante ciò che era oggi, ora. Era il timore di Dio che lo aiutava ad andare avanti un giorno alla volta. Era come se la scala della vita si appoggiava su una parete e lui cominciava a salirla, e quando arrivava all'apice qualcuno lo faceva scivolare in basso e toglieva la scala per farlo sprofondare in una condizione di disagio. A casa, il preferito, giù nella fossa, venduto come servo, a casa di Potifarre, all'apice, a tutta la gestione della casa, e nessuno è più importante di lui, tranne che Potifarre stesso. Ma quando arriva all'apice, giù di nuovo, la scala viene tolta, buttata in carcere, accusata ingiustamente, in carcere, comincia a scalare di nuovo la scala, arriva all'apice, diventa il gestore del carcere, massima fiducia nei suoi riguardi. Ma poi è dimenticato. E adesso ha i suoi fratelli, l'origine e il principio di tutti i suoi guai. E non cerchiamo di essere spirituali. Io, così come è più che probabile ognuno di voi, in quella situazione avremmo detto: adesso è giunto il mio tempo. E avrebbe potuto cominciare a chiamare per nome tutti quanti i suoi fratelli e dire loro: voi avete fatto questo, questo, questo e quell'altro. E sapete contro chi l'avete fatto? L'avete fatto contro me, sono io. Ma no, non lo ha fatto. C'era qualcosa di più forte della vendetta dentro di lui. C'era qualcosa di più grande dell'odio dentro di lui. Nel vedere i suoi fratelli, lui non riuscì più a contenersi e cominciò a gridare, disse a tutti gli egiziani, a tutti i servi egiziani che c'erano là: fuori, tutti fuori!
lasciò che restassero soli i suoi fratelli là dentro. E poi dopo cominciò a piangere ad alta voce. Io sono Giuseppe, vostro fratello! La Bibbia dice che loro erano terrorizzati e avevano ragione di essere terrorizzati. Perché l'unica cosa che meritavano era come minimo una severa punizione. Come minimo. Lui chiedeva di avvicinarsi e loro erano paralizzati, terrorizzati. E Giuseppe si avvicinò a loro e ha detto: sono io, avvicinatevi, sono vostro fratello. Non abbiate paura, perché è stato Dio che vi ha permesso di vendermi affinché io potessi arrivare qua prima di voi per risparmiare la vostra vita. Vedete, Giuseppe non si mette neanche in primo piano, dice: tutto questo Dio l'ha fatto alla fine per salvare voi. Tradotto in italiano, Giuseppe ha detto: fratelli, non avete nulla di che aver paura, vi perdono. La forza del perdono. Il perdono è più potente dell'odio. Il perdono è più potente della vendetta. Il perdono è più potente di qualsiasi pregiudizio e di qualsiasi preconcetto. Senza perdono è impossibile piacere al Signore. Ricordate la preghiera di cui se ne è parlato per diverse settimane nei mesi scorsi qua in chiesa, quando Gesù ha insegnato i suoi discepoli a pregare, e parte di quella preghiera era: Padre, perdona a noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. C'è qualcosa di straordinariamente potente intorno al perdono. L'assenza di perdono significa separazione da Dio. La presenza del perdono significa unione con Dio. Se non c'è perdono nella mia vita, non può esserci Dio nella mia vita. Ma se c'è perdono nella mia vita, nessuna offesa fatta contro di me mi risulterà imperdonabile. E allo stesso tempo avrò il favore, la benedizione, il conforto e la protezione di Dio. Il perdono è potente. Non ha importanza cosa Tizio o Caio hanno fatto contro di te. Non ha importanza che tipo di danno ti hanno accusato. Il perdono non può arrendersi di fronte a delle evidenze di risentimento. Il perdono va oltre il risentimento, copre ogni risentimento, va oltre ogni odio, neutralizza ogni odio. Guarda in faccia i propri nemici e dice: ti perdono. E il perdono non è fatto per un qua 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 qualsiasi. Il perdono è per veri uomini e per vere donne. Ci vuole coraggio a perdonare. Ci vuole forza a perdonare, ci vuole timore di Dio a perdonare, ci vuole amore per Dio per perdonare. Diversi anni fa, in occasione di una delle prime visite del fratello Cewe, non so se era la seconda volta che lui era qua o la terza volta, era di mattina, stavamo camminando e mi ha chiesto se avrei potuto portarlo al mercato, perché per gli americani la nostra fiera è un
un'attrazione. Per me è diventato un mal di capo. Perché i nostri, gli americani, non i nostri fratelli, gli americani in genere, quando loro vanno a fare shopping, non significa che necessariamente andranno a comprare qualcosa. Per loro fare shopping e andare in giro, bello, quanto costa, se lo provano, fanno uscire 1242 paia di scarpe per provarsela, poi grazie, arrivederci, e il commesso, la commessa gentile, cortese, ci dice grazie per essere stato nel nostro negozio, spero di rivederti presto. Poi magari quando andate via ve ne dicono una carrettata, però in quel momento vi fanno sentire importanti, voi volete tornare in quel negozio a fare shopping. E i nostri fratelli americani, quando li portavo, perché poi sono cresciuti, ho deciso che alla fiera non ci porto più nessuno. Imparando si cresce. Ma è un trucco, solo per sapere se siete attenti, così come siete stati attenti nel capire la differenza tra 45 e 5. Io me ne sono accorto perché mi è arrivato l'eco del 5, non perché me ne ero accorto. Tu siamo a fera, ok? Giusto per dare una ragione in più per pregare per mia moglie. Lo so che lo fate, ma voglio darvi una ulteriore ragione per pregare per lei. Non so quanti di voi avete la carta fedeltà della Coop, e questa non è pubblicità, per me COP o MAT o TIC è la stessa cosa, non fa nessuna differenza. Hanno pubblicizzato che adesso c'è un nuovo tipo di carta, bla 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 bla, eccetera, eccetera, quindi quella vecchia non avrà più valore. Siamo andati a fare, ci sono dei vantaggi, così come la maggior parte non sono vantaggi, perché alla fine le Fidelity Card servono soltanto per dare a loro un'idea di che cosa i consumatori preferiscono, quindi ci usano come cavie. Quello sconto e così via, quello è fumo negli occhi, ma alla fine quelle carte per controllare i nostri consumi e quindi sapere, siccome i nostri clienti comprano tutti quanti cravatte bianche e nere, non abbiamo motivo di mettere là delle cravatte esposte rosse e gialle. E questo è un po' il... Infatti, se notate, magari c'è un prodotto che vedete che di solito ci sono sempre gli scaffali piuttosto pieni, poi magari siete l'unico a comprare quel prodotto. Dopo un po' sparisce. Perché uno, mia nonna diceva, una noce in un sacco non fa rumore. Ce ne vuole almeno due, ma due stesse in un sacco non è che facciano così tanto rumore. Quindi siamo andati a fare questa... il rinnovo di questa carta, all'inizio un foglio di carta, il codice a barre, prima della fine dell'anno, mia moglie stava male, mi ha detto che fai, ci vai tu a comprare queste cose, e quindi io sono andato al supermercato, ho usato quella carta, ho scaricato i punti, una prassi da intellettuali, ma comunque era un altro discorso, torno a casa, piego quel foglio di carta per conservarlo fino a quando arrivo quella permanente. È qui che si ferma la mia memoria. Poso quel foglio di carta piegato con la vecchia carta sul mobile all'ingresso di casa nostra. Passano i giorni, passano credo due settimane, perché mia moglie ha detto che fa, andiamo a fare un po' di spesa, perché spirituale per quando siamo, ogni giorno abbiamo, ogni tanto abbiamo bisogno di mangiare qualcosina. Lo so che se volessi potrei camminare in aria, ma non ci provo per non mettermi a disagio. Perché poi dovete prendermi da terra. E comincia la ricerca della carta. È un ne, è un non è. Cerco dappertutto, in auto, nell'auto di mia moglie, dappertutto. Ho cercato anche là dove non c'era alcun motivo per cui ci doveva essere quella carta. Poi ho detto a mia moglie, non è che per caso potresti controllare un po' meglio nella tua borsa? Perché nella sua borsa c'è anche quello che non ci dovrebbe essere. Come tutte le borse delle vostre mogli.
Lo so che qualcuno di voi ha paura che poi vostra moglie fa i conti a casa, ma ditelo pure a me. L'unica cosa che non trovo nella borsa di mia moglie è il tagliaerba. Infatti uno di questi giorni dovrò comprargli un trolley, quello con le ruote. E lei ha detto, guarda, ho guardato, non c'è. Ma io sapevo di non avergliela data a lei, però ho detto, chissà, forse magari l'avrà vista. Ma non l'aveva. Ok, andiamo a fare la spesa, tanto senza carta la spesa ce la danno in ogni caso. Eravamo pure andati a farci fare un duplicato, ma c'era troppa fila, no, non avevamo tempo da perdere, ce ne siamo andati. Ieri sera, in chiesa, ecco, se non fossi stato in chiesa non avrei ritrovato la carta. E poi c'è qualcuno che pensa che può fare a meno di venire in chiesa. Mi stavo sistemando il microfono senza fili, ho avvolto il cavetto, l'ho infilato in tasca e ho detto... Infilo la mano dentro. Ora, io al suo mercato in vestito e cravatta non ci sono mai, mai, mai andato. Qualcuno deve spiegarmi chi ha messo quella carta in quella tasca. Questa è una ragione in più per pregare per mia moglie. Perché poveredda sul weed ci può combattere. Pensate un po' cosa sarà di lei quando io avrò 100 anni. Che poso la dentiera chissà in quale posto e poi non la trovo più. Una coppia di coniugi anziani andarono al ristorante, sono seduti, arriva il cameriere e fanno l'ordine. La moglie ordina una zuppa, un brodo e lui, il marito, invece una bella bistecca, una fiorentina, che ci arrivava fino all'ugna dei peli. Lei con quel brodino e lui... Ritorna il cameriere e dice, volete qualcos'altro? E il marito dice, io voglio una zuppa. E lei dice, io voglio una bistecca. Il cameriere dice, scusate, ma perché non avete ordinato contemporaneamente tutte e due la bistecca e poi tutte e due la zuppa? E loro hanno detto, perché abbiamo una sola dentiera. Gli sono scambiati la dentiera. Quando era tempo per il marito di mangiare la bistecca, ce l'aveva lui la dentiera. E poi hanno invertito e lei con la dentiera mangia la bistecca, lui senza. Quindi pensate un po' cosa sarà di mia moglie quando io avrò 100 anni. E cosa sarà di voi quando io avrò 100 anni. Turi, un nervo. Afera. E mentre camminavamo, eravamo esattamente arrivati, stavamo attraversando la strada, credo che si chiami via Ventimiglia, sapete, all'altezza dove inizia il Corso Sicilia, si attraversa via Ventimiglia, si passa sotto quel palazzo, che c'è il passaggio sotto il palazzo, e quello è stato un passaggio per farsi perdonare, perché quel palazzo è stato costruito abusivamente. Non sto scherzando, queste sono dati di fatto, potete andarla a verificare. Infatti a causa della costruzione di quel palazzo, che però hanno lasciato il passaggio pedonale, hanno bloccato i lavori là e Corso Martiri della Libertà è rimasto per molti anni, fino ad ora, dei fossati in balia di chiunque. L'ingegnere che ha fatto quel palazzo si chiamava Ingegnere Famoso. Ed eravamo là, stavamo attraversando, siamo passati sotto il palazzo, parlavamo del più e del meno. E quando mi trovo in compagnia di persone, io cerco sempre di imparare. E a un certo punto
in base al tenore del discorso che portavamo avanti, ho detto, fratello Chetway, se un angelo dovesse apparirti e dovesse chiederti la domanda, cosa vuoi che Dio ti faccia? Ho detto, quale sarebbe la tua risposta? Fratello Treway continuò a camminare, sembrava non essere minimamente disturbato da quella domanda. Dopo un po' si schiarì la voce e ha detto, se un angelo dovesse chiedermi cosa vorrei che Dio mi faccia, io gli direi, vorrei essere in grado di perdonare così come Dio. Ci fu un silenzio di una manciata di secondi, che però sono sembrati molti minuti. Non avevo mai pensato ad una cosa del genere. Perdonare così come Dio perdona. Perché c'è forza nel perdono. Gesù ha commentato, l'unica cosa che ha commentato intorno al modello di preghiera, che è conosciuto come il Padre Nostro, che lui ha insegnato ai suoi discepoli, dopo aver concluso, l'unica cosa che ha commentato non è stato il fatto del pane quotidiano, né del Padre Nostro che sei nei cieli, né del regno, cose che in tutta quanta la parola di Dio vengono trattate in modo molto esauriente, ma l'unica cosa che ha commentato ha detto, perché se voi non perdonate i vostri debitori, il vostro Padre Celeste non perdonerà i vostri debiti. Può sembrare un pensiero da egoista, e per certi versi lo è. A volte del sano egoismo fa bene. Quello che in effetti Gesù sta dicendo è, se tu vuoi essere perdonato, se vuoi che Dio guardi verso di te con favore, allora devi perdonare il tuo fratello a dispetto dell'errore che ha commesso contro di te. A dispetto. Un giorno Pietro va da Gesù e gli dice, sapete com'era Pietro? Pietro era, mia nonna lo definiva pizza van di furno. Non lo so come si traduce in italiano. Sapete, quelli che sono sempre i primi a parlare e che spesso si buttano la zappa sui piedi. Gli americani, invece di dire di buttarsi la zappa sui piedi, dicono si mette il piede in bocca. Ora, la piccola Miriam può farlo tranquillamente, ma vorrei vedere Ciccio mettersi il piede in bocca. Io non ci provo neanche. E un giorno Pietro va da Gesù e dice, Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte devo perdonarlo? Fino a 7 volte? E guardate che lui stava andando oltre i limiti del normale pensiero, perché per un vero ebreo bisognava perdonare fino a 3 volte. Non ha importanza quanto grave fosse l'errore. Ti do un pugno, ti chiedo perdono, mi devi perdonare. Poi ti do un pugno nell'altro occhio e già sei cieco, tutti gli occhi, mi devi perdonare. Poi ti do un pugno, ti spezzo il naso, ti devo perdonare. Poi mi avvicino e tu sei autorizzato a cacciarmi via come un cane rabbioso. Quello era il limite massimo, 3 volte. Quindi Pietro è là con il petto in fuori, pancia in dentro. Signore, quante volte? 7 volte? Gesù dice, Pietro, abbassa le ali, non 7 volte, 70 volte 7. Qualcuno dice 7 per 7, 49, quindi 490 volte, no, e lì cade l'asino. Quello era soltanto un modo di dire, non ha importanza quante volte il tuo fratello pecca contro di te, tu devi continuare a perdonare.
Alleluia. Qualcuno è pronto a tirare fuori la calcolatrice perché pensa che Dio sia una formula matematica. Dio è al di sopra della matematica. Per noi 2 più 2 da qui all'eternità farà sempre 4. Per 2 più 2 nelle mani di Dio può diventare qualunque cosa. Ha preso pochi pani e pochi pesci, li ha spezzati, ha dato da mangiare ad una moltitudine di migliaia di persone. I discepoli che avevano fatto i conti avevano detto: prima di tutto i negozi sono chiusi, secondo non abbiamo abbastanza denaro per andare a comprare del pane per tutti quanti. E Gesù ha detto: portatemi semplicemente quello che avete. E gli portarono lo spuntino di un bambino. E Gesù lo prese nelle sue mani e lo moltiplicò. Ma ritornando al perdono, Gesù commentò solo intorno a questo aspetto, perché puoi pregare tutto il tempo che vuoi, puoi stare in ginocchio dall'alba al tramonto e dal tramonto all'alba, 7 giorni la settimana, 12 mesi l'anno, ma se non perdoni stai sprecando le tue energie, stai sprecando il tuo tempo. Dio può anche benedirti con i tuoi bisogni quotidiani, ma se non perdoni, quei bisogni quotidiani non saranno mai in grado di darti la vita eterna. Il perdono è quello che fa la differenza nella tua relazione con Dio e con gli altri. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ho appena detto qualche attimo fa che un sano egoismo a volte fa bene. Perdona o ama il prossimo tuo come te stesso. Di solito chi non ama gli altri non ama se stesso. Ha problemi con l'uomo interiore e quindi non è in grado di amare gli altri. Chi non perdona gli altri non è in grado di perdonare neanche se stesso. E Giuseppe, di fronte a quell'evidenza, a quattro occhi con il principio, l'inizio di ogni suo singolo problema che aveva sperimentato dalla sua infanzia fino a quel momento, piuttosto che dire ve la faccio pagare, ha detto vi perdono. Gli studiosi della Bibbia dicono che Giuseppe, meglio di chiunque, di qualsiasi altro personaggio biblico, simbolicamente rappresenta Gesù Cristo. Non leggiamo di nessun errore che Giuseppe abbia commesso. Quando Gesù si trovò sulla croce, dopo che gli avevano lacerato la schiena, dopo che gli avevano pressato una corona di spine sul capo, dopo che lo avevano schiaffeggiato e sputato e preso in giro, era là appeso tra il cielo e la terra. E ai suoi piedi c'erano dei soldati che con i dadi stavano decidendo chi doveva prendersi la sua tunica, degli altri soldati che lo schernivano e gli offrivano da bere aceto, autorità, magistrati che lo beffavano e dicevano: hai salvato gli altri, salvi se stesso, salva te stesso. E altri che passavano per strada e che scotevano il capo per dire: povero illuso. Mentre tutto questo succede, aggredito nel suo profondo essere, dal punto di vista fisico e anche interiore, dalla sofferenza più atroce, guarda verso il basso, a quella umanità che non sa quello che sta facendo, che però allo stesso tempo gli sta causando la sofferenza più grande della sua esistenza sulla faccia della terra. Poi guarda in alto e dice: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Sapete chi c'era là? C'ero io, c'eravate voi. C'è l'uomo che ha appena commesso un'illegalità, che ha appena fatto un furto, che ha appena ucciso, che ha appena bestemmiato.
È Gesù che continua a dire: perdonali perché non sanno quello che fanno. L'impero romano fu disarmato dal perdono di Gesù Cristo. Per quando non l'abbiate mai sentito, Pilato che se ne volle lavare le mani dicendo: fate quello che volete, nonostante lui sapeva che Gesù era innocente. La storia dice, mescolato un po' con un po' di tradizione, che dopo 6 mesi dalla crocifissione di Gesù Cristo, Pilato fu richiamato a Roma. E poi fu mandato in esilio in Gallia, dove visse per un altro po' di anni, non ricordo esattamente, 4, 5 o 6, non mi ricordo. E pare che molte notti si svegliasse gridando perché aveva incubi, sognava di avere le mani sporche di sangue, che cercava di lavarle e non c'era abbastanza acqua né nessun tipo di prodotto che riuscisse a togliere le macchie di sangue dalle sue mani. Lui si svegliava gridando. E alla fine commise suicidio, che non ebbe mai il coraggio di accettare il perdono di Gesù. Perdonali, perché non sanno quello che fanno. Qualcuno dice: ma allora io sono ok. Sei ok, però Dio non farà mai nulla contro la tua volontà nella tua vita. Dio non metterà piede a casa tua. Dio non metterà piede dentro il tuo cuore se tu non lo inviti. I fratelli di Giuseppe vissero serenamente tutto il tempo che Giacobbe visse, perché pensavano: fino a quando papà Giacobbe è in vita siamo in una botte di ferro, Giuseppe non ci farà alcun male. Ma quando morì Giacobbe, andarono a seppellirlo. Quando ritornarono dal funerale, i fratelli di Giuseppe dissero tra di loro: adesso che papà è morto, Giuseppe si vendicherà di noi. Ci farà pagare per quello che gli abbiamo fatto. E mandarono dei messaggeri, hanno detto a Giuseppe: perdona i tuoi fratelli per il male che hanno fatto. E Giuseppe li convocò. E gli disse, e disse ai suoi fratelli, loro si sono prostrati davanti a lui e ancora una volta personalmente ha detto: perdona i tuoi servi, siamo nelle tue mani, dipendiamo da te, la nostra vita dipende da te, perdonaci. E Giuseppe ha detto loro: no, non abbiate paura, non siate sgomenti, perché ciò che voi avete fatto, per male, Dio lo ha preso, lo ha trasformato in bene. Vi perdono, siete già perdonati. Ma Giuseppe ha fatto la sua parte, loro hanno dovuto fare la loro parte. Gesù ha fatto la sua parte sulla croce, quando ha guardato verso il basso, verso i suoi schernitori, verso i suoi, quelli che gli avevano afflitto tante, tante sofferenze, verso le autorità che lo ridicolizzavano, verso i suoi aguzzini, dove c'eravamo noi. E non dimenticate, sulla croce è stato messo in mezzo a 2 ladroni perché volevano dire: tu sei peggiore di loro. E quel posto l'ho occupato prendendo il posto di Barabba, che era con legittimo diritto il nostro migliore rappresentante, Barabba. Era l'unico che poteva rappresentarci. Ma Gesù ha preso il suo posto e ha detto: voglio rappresentarvi io. Voglio pagare io per voi. Vi perdono.
E nel giorno della Pentecoste, quando Pietro insieme agli altri apostoli predicarono per la prima volta il messaggio dell'Evangelo dopo la risurrezione e ascensione di Gesù Cristo, gli ascoltanti a un certo punto che sentirono parlare di ciò che Gesù aveva patito per i peccati dell'umanità, posero la domanda dicendo: uomini e fratelli, cosa dobbiamo fare per essere salvati? Qualcuno dei nostri giorni avrebbe detto: devi fare 2 chilometri camminando sulle ginocchia o strisciando la lingua per terra, devi fare un pellegrinaggio a piedi scalzi verso questa o quell'altra città. Ma Pietro, secondo l'insegnamento ricevuto da Gesù Cristo, ha detto: ravvedetevi, cioè dire pentitevi dei vostri peccati. Chiedete perdono a Dio, perché Dio è l'unico che può perdonare i vostri peccati. E ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, per la cancellazione dei vostri peccati. Qualcuno dice: ma io sono stato battezzato quando avevo 2 settimane di vita. Hai creduto prima di essere battezzato? Gesù ha detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Il battesimo deve essere fatto da persone in grado di credere. Se noi stasera avessimo deciso di battezzare la piccola Miriam, d'obbligo bisogna chiedere la domanda: credi tu nel Signore Gesù Cristo come tuo personale salvatore? Miriam avrebbe risposto così come ho fatto mentre era qua. Lei era interessata a cercare il latte della mamma. Non sa neanche che cosa sto dicendo. Sente, e vi garantisco, riconosce la mia voce. Non perché è mia, ma perché lei nel grembo della mamma è stata in questo ambiente. Loro si abituano ai suoni degli ambienti dove la mamma va durante la gravidanza e li riconosce. L'unica cosa che le manca è una foto nel suo profilo di Facebook. Perché ancora io non le ho chiesto l'amicizia, ma quando gliela chiedo avrà pure la mia foto là, e dirà: questo è mio amico. Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore. Battesimo significa immersione, non aspersione o spruzzatina, immersione. Nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. E voi, hanno detto Pietro e gli altri apostoli, riceverete il dono dello Spirito Santo, che è per voi, per i vostri figli, le vostre figlie, i vostri servi, le vostre serve e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Questo è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, nel Nuovo Testamento, nella Sacra Bibbia. E non dovete prendere una delle Bibbie che noi abbiamo, potete andarla a comprare alla libreria Paolini, e la Bibbia è uguale per tutti. Alleluia, troverete lo stesso messaggio. Ora, mentre Gesù ha fatto la sua parte, così come Giuseppe ha fatto la sua parte, affinché il perdono si possa completare nella tua vita, come si è completato nella vita dei fratelli di Giuseppe, loro hanno dovuto chiedere perdono. Noi dobbiamo chiedere perdono, ma lui ha già pagato il prezzo. Sul posto più comodo e dalla più grande sofferenza, da ogni punto di vista, fisica, morale, perché essere classificato come uno dei peggiori ladroni non è un onore per nessuno, essere appeso ad una croce non è un piacere per nessuno, essere preso in giro, ridicolizzato, non piace a nessuno. Lui ha pagato il prezzo per concederci il perdono, la forza del perdono. Ho sentito un predicatore dire, cambiando per un attimo argomento, ma restando in argomento, scusate il gioco di parole, ha detto: un buon matrimonio non dipende da 2 coniugi perfetti.
dipende da un uomo e una donna, da un marito e una moglie che sanno perdonare. È incredibile quante cose il perdono è in grado di portare a compimento, ma più di ogni cosa il perdono è ciò che metterà l'individuo nella condizione di essere accolto quando giungerà il giorno nel regno dei cieli. Non sarà perché quelli che rimarranno accenderanno candele e faranno un'infinità di preghiere. Sarà per quello che tu oggi avrai deciso nella tua vita. Se dirai grazie Signore per il tuo perdono, perdona i miei peccati e ubbidirete alla parola di Dio, è quello che fa la differenza. Perché i miei nipoti o i miei pronipoti o i figli dei miei pronipoti potrebbero pregare per me 24 ore al giorno. Una volta che io sarò passato, avrò varcato la soglia da questa vita all'altra vita, non ci sarà preghiera su questa terra che potrà fare la differenza per la mia vita. Ma oggi, dice la parola di Dio, se sentite la parola di Dio, non irrigidite, non atrofizzate, non pietrificate i vostri cuori, ma piuttosto accettatelo e dite: Signore, voglio che tu sii il mio Salvatore. Grazie per il perdono! La forza del perdono può cambiare la tua vita. Vorrei chiedervi di alzarvi all'impiedi. Fratello Chadwick, quale sarebbe la tua richiesta? E non lo so se quello è stato profetico o meno, e non andrò oltre, ma da quella sua risposta fino ad oggi dipende molto della sua vita. Se in un modo o nell'altro non avesse imparato a perdonare come Dio perdona, probabilmente il fratello Chadwick non sarebbe più il fratello Chadwick. Perché è impensabile quello che lui ha vissuto negli ultimi anni della sua vita. E a proposito, se piace a Dio, nel mese di aprile fratello Chadwick sarà qua. E sapete perché sarà qua? Perché a mio avviso ha imparato a perdonare così come Dio perdona. Altrimenti non sarebbe più stato in grado di vivere per Dio. Lui non ricorda neanche che io gli ho chiesto questa domanda. Infatti qualche visita fa gliel'ho ricordato, lui ha detto: non lo ricordo. Però sta vivendo secondo quel suo proposito, perché c'è forza nel perdono. È il perdono di Dio che può prendere un peccatore e farlo diventare un figlio di Dio. È il perdono di Dio che può prendere una prostituta e renderla una donna di buona reputazione, prendere un tossicodipendente e dargli una vita che vale la pena di essere vissuta. È il perdono di Dio che scaturisce dalla grazia, quel favore non meritato che Dio rivolge all'intera umanità, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Chiunque vuole, se vuoi chiedere a Dio perdono dei tuoi peccati,
Puoi farlo anche al tuo posto. Nessuno deve sentire quello che tu dici a Dio, tanto nessuno può perdonarti, a meno che non hai offeso una persona in particolare, ed è giusto che tu chieda scusa alla persona a cui hai procurato un'offesa. Ma l'unico che può perdonare i peccati è Dio. Confessarli a un altro uomo non fa altro che informare qualcuno di ciò che hai fatto, ma non potrà fare nulla per rimediare. Se vuoi chiedere perdono a Dio, puoi farlo là dove sei, o se preferisci puoi venire all'altare e pregare insieme a noi. Se hai bisogno di guarigione, la Bibbia dice: confessate i peccati gli uni agli altri, ovviamente con quelli con cui si sbaglia, e pregate gli uni gli altri affinché siate guariti. E l'odio, la mancanza di perdono, causa anche effetti collaterali fisici. È scientificamente provato che le persone più esposte al tumore sono quelli che non perdonano. E questo non ve lo dice questo bigotto che c'è davanti a voi, lo dicono gli scienziati che non credono neanche in Dio. Non è che tutti quelli che non perdonano siano malati di timore, però sono più esposti. Perdonatevi gli uni agli altri, confessate i falli gli uni agli altri, pregate gli uni agli altri affinché siate guariti. Più ancora della guarigione, il perdono è per la salvezza, la vita eterna con Dio. Se non hai lo Spirito Santo, Dio vuole dartelo. L'altare è aperto.